Lo ricordo benissimo, quel 21 settembre del 1990. Quella mattina ero stato convocato dall'allora vescovo di Agrigento, Monsignor Ferraro, e mi trovavo da pochi mesi, 10 mesi di sacerdozio, ero già stato destinato dal vescovo alla comunità, alla parrocchia Madonna del Lume di Naro, e dovevo andare dal vescovo. Allora, passando e transitando per la provinciale Canicattì Agrigento, arrivato a un certo punto vidi delle macchine incolonnate a destra ferme. Scesi dalla macchina e mi avvicinai a qualcuno che stazionava lì e ho detto: "Ma che è successo? Come mai il traffico è interrotto?" E lui mi disse: "Hanno ucciso qualcuno laggiù, nella scarpata." In seminario ci avevano insegnato a prestare subito soccorso, portavo anche e lo porto ancora l'olio degli infermi in macchina per essere pronto. E allora scavalcai, cavalcavia e cominciai a scendere un po' con la scarpata. Un agente, mi sembra che fosse della polizia, mi fermò e mi disse: "Padre, non può avvicinarsi." Dico: "Ma che è successo?" E mi ha detto: "Hanno ucciso il giudice Livatino." Ha detto: "Guardi, mi vorrei avvicinare per dare almeno la soluzione, da molto che l'hanno ucciso, no? Perché entro mezz'ora, prima che avvenga la morte biologica, si possono dare sia l'unzione che la soluzione subicondizione." E lui mi ha detto: "Guarda, c'è il magistrato che sta verificando la dinamica dell'omicidio, forse è meglio che non si avvicina." E mi fermai lì, mi sono raccolto in preghiera e gli diede la soluzione subicondizione: se sei vivo io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E mi ricordo che dopo un poco sbloccarono il traffico, arrivai in ritardo da Monsignor Ferraro e gli disse il motivo per cui ritardavo. E gli ho detto: "Sa, hanno ucciso il giudice Livatino." E lui con un'immensa tristezza mi disse: "Ancora un altro ne hanno ucciso." E si chiuse in un silenzio veramente lacerante e si vedeva che soffriva molto, la cosa l'aveva toccato profondamente. A distanza di anni ho saputo che era stato avviato il processo di beatificazione, eccetera. Parlandone con il signor Ferraro, gli ho detto che avevo dato la soluzione ed è stato lui a rivelarlo. Ecco, io non amo la ribalta. E a distanza di anni ora vedo che questo martire della giustizia e della fede presto sarà beatificato, riconosciuto, beato anche dalla Chiesa. Non mi sento un privilegiato, chiedo solo l'intercessione, perché ai santi si ricorre non solo per imitarne gli esempi, seguirne le virtù, ma anche per chiedere la loro fraterna intercessione. Chiedo al beato Rosario Livatino, Rosario Angelo Livatino, la grazia e il dono di vivere il Vangelo a Sine Grossa, possibilmente, se il Signore me ne farà dono, fino all'effusione del sangue, di vivere solo per il Signore Gesù. Questa è la testimonianza che mi sento di dare.